Cavalle lungo l'arco della piegata delle scuderie, completata la curva. 200 metri al punto di partenza, favorita Rionda Wild. Si discosta dall'ala Flavio Martinelli con Renegade, ok. Non fa partenza Ravenna, così come Roulette Car. Fa invece partenza Rea di Girifalco. Rea di Girifalco all'avanguardia, poi Reina Zac all'esterno. Cavalle che arrivano ai 200 iniziali in 13 e mezzo. Rea di Girifalco avanti a Rebecca Dani, poi Rionda Wise. Quindi Renegade OK con in fuori Reina Zac. Sta passando Rebecca Dani, il quarto iniziale in 28 e 6, 11 e 5 la media, vediamo cosa troviamo poi in retta. Rebecca Dani all'avanguardia, Rea di Girifalco in seconda posizione, in terza Rionda Wise, poi Renegade OK, Reina Zac in fuori, quindi ancora Roxette Griff codalato, Roulette Car, 43 netti per i 600. Rebecca Dani fa andatura avanti a Rea di Girifalco. Metà corsa, 39 il secondo parziale, 59 e mezzo in mezzo miglio, la media di 1,14,4. Rebecca Dani al comando, in seconda posizione Rea di Girifalco, terza all'esterno Rionda Wise, poi Renegade OK. Il giro in 14,8. All'avanguardia sempre Rebecca Dani. Becca Dani con alato Rionda Wise che sta passando in maniera piuttosto facile su Becca Dani, poi all'esterno Renegade OK, mentre solo ora Lamberto Cuzzinati sposta con decisione Ravenna, 31 per la terza frazione, completamento della curva, adesso addirittura con Rionda Wise avanti a Renegade OK, squalifica di Rea di Girifalco. Rionda Wise prova l'allungo su Renegade OK, in vantaggio Rionda Wise, Renegade OK e terza lungo la corda, Roulette Car, 33 il quarto finale, 1,59,9 il tempo totale, la media al chilometro di 1,14,9 per il successo di Rionda Wise, allevata dalla scuderia Wise Age, di proprietà dell'azienda agricola Montemiglia, per il training di Eric Bondo e la guida di Federico Esposito. 1, 3, 7, il passaggio numerico al traguardo del premio Argeisa.